Sto facendo questo video per sfogare. Questo non è un video come gli altri. Lo si può capire anche un po' da come sono messo e anche da come sto parlando. È un video serio. È un video, ragazzi, che ve lo dico già da subito, non monetizzerò, perché non mi sembra giusto monetizzare questo genere di contenuti. Soprattutto perché oggi voglio parlarvi di me e di alcune cose poco belle che sono successe o che accadono nei miei confronti da ormai troppo tempo. Io vorrei fare una piccola premessa, che in realtà piccola non è. Se sto facendo questo video è grazie a una persona, un mio amico, che mi ha sempre supportato in tutto ciò che facessi qua sul web. E questa persona di cui sto parlando è Squeezy. Un ragazzo che, se non conoscete, vi consiglio di andare subito a seguire su YouTube, ma anche su Instagram. E adesso forse è il momento di iniziarvi un po' a spiegare che cosa è successo e di che cosa voglio andare a parlare in questo video. Ebbene, Winners, oggi parleremo di tutte quelle persone che ti sfruttano, di tutte quelle persone che probabilmente hanno abusato di alcune tue capacità, ma soprattutto della tua bontà. E di conseguenza, se queste persone abusano della tua bontà, abusano anche della tua disponibilità. Io purtroppo, ragazzi, sono una persona che quando si affeziona e quando deve aiutare è sempre la prima, si mette sempre in fila. E questa cosa vi posso garantire che anche il mio amico Squeezy può confermarlo. E vorrei partire dall'inizio, da dove tutto è cominciato, proprio dal l'inizio del mio canale. Io cominciai a fare video sul web quando avevo 13 anni. Adesso, per farvi capire, ne ho 18. E a 14 anni conobbi Squeezy. Un ragazzo dalla gentilezza incredibile. Smisurata, se dobbiamo dirla tutta. E come ho preannunciato prima, se non fosse stato per lui adesso non avrei 100.000 iscritti. Per il semplice motivo che fu lui a farmi conoscere Crazy Mad. Senza di lui io non sarei mai qua. Non sarei mai arrivato qua. Dato che comunque, ragazzi, Crazy Mad è stato un tassello molto importante della mia vita. E lo ripeterò sempre. Grazie a lui devo essere riconoscente. Se non fosse stato per Crazy, io forse non avrei raggiunto questi risultati. Ma soprattutto, se non fosse stato per Squeezy, io adesso non sarei arrivato qua. Poi chiaramente adesso voi vi starete chiedendo: ok Steve, ma cosa è successo poi con Crazy? Non è di questo che voglio parlare. Quello ormai è passato. E se io ho chiuso con Crazy, in realtà ci sono altri motivi di fondo di cui ormai non ha neanche più senso parlare. Ma soprattutto, se vogliamo essere, diciamo, concreti, diciamo che ognuno ha scelto strade diverse. Lui aveva chiaramente dei progetti molto diversi dai miei e di conseguenza ci siamo allontanati. Ma è giusto che sia, d'altronde i rapporti di lavoro possono iniziare e possono finire. Ma come vi ho già detto, non è di questo che voglio parlare. Non è di Crazy che voglio parlare. Oggi voglio parlare di me e della mia vita e di quello che sto passando nell'ultimo periodo. Come vi ho detto anche prima, Squeezy mi ha aiutato ad arrivare in alto. Cioè mi ha fatto davvero appassionare a questo mondo di YouTube più di chiunque altro. Io ho sempre voluto farlo YouTuber, ma grazie a Squeezy io sono diventato quello che sono ora. E come avrete anche visto, nell'ultimo periodo ho fatto parecchi video col mio amico Squeezy, ok? E se devo essere sincero, quello è stato il periodo più bello della mia vita. Lì mi sentivo davvero me stesso. Infatti, in questo periodo che abbiamo fatto i video insieme io e Squeezy, davvero io ho dato tutto. Considerate che io gli editavo i video, io creavo le idee con lui, stavamo ore e ore su Discord a parlare del più e del meno, eravamo diventati davvero amici, tant'è che quando io raggiunsi 100k a lui dal Trentino, scese in macchina per venire da me. E questo vi posso garantire che è stato un gesto di quelli che non mi scorderò mai. E io gli sarò per sempre debitore, perché una pazzia del genere le persone lo fanno semplicemente per amicizia, per amore, perché sono delle brave persone a cui piace fare gesti di bontà. E io vi posso garantire che non ci credevo quando me lo sono ritrovato davanti a casa. Ma chiaramente tutte le cose belle hanno una fine. E Squeezy, come ben 4 anni fa, già successo, circa un mesetto fa, mi disse: guarda Steve, non ho più intenzione di continuare a fare video, non mi piace più fare video su YouTube. Poi bisogna esserci sinceri, ragazzi, lui ha 21 anni, neanche parlato sui suoi profili social, ha detto che ha trovato un'altra passione. Vi consiglio di andare a seguire su Instagram nel suo profilo di droni, Elias Drones, perché davvero sta ottenendo risultati che mai prima d'ora aveva ottenuto con YouTube. Forse perché davvero sta facendo un qualcosa che gli piace davvero. Però non voglio dilungarmi troppo in discorsi strani. Voglio semplicemente dirvi che io 4 anni fa, quando lui mollò, io gli dissi una cosa. Aveva circa 6.000 iscritti, io ne avevo 700, avevo appena conosciuto Crazy, ancora non ero esploso. Io gli dissi: guarda, dato che te mi hai aiutato e mi sei stato vicino, hai fatto anche dei video con me, quando io come YouTuber non valgo niente, ma te comunque mi sei stato vicino come persona, io ti prometto che ci sarò sempre per te. E se mai tu avrai intenzione di tornare su YouTube, io sarò il primo ad aiutarti e potrai sempre contare su di me. E per l'appunto è quello che ho fatto. Ho preso Squeezy, ragazzi, che aveva 5.800 iscritti, una roba del genere, non mi ricordo di preciso. Ricominciamo a far video insieme e lo aiutai a tal punto da farlo arrivare a 9.000 iscritti. Chiaramente ci ha messo anche del suo. I meriti non sono tutti miei, anzi, sono suoi. Comunque sia, lui per me c'era.
facevamo tutto insieme. E avevamo intenzione di fare un gruppo, creare un team, il team Xesis. Stavamo pensando al merchandising, pensavamo già agli eventi con i fan. Tutto questo però da un giorno all'altro finì quando lui mi disse: Steve, non ho più intenzione di fare video. Io sarò sincero, in quel momento mi sono sentito solo. Mi sono sentito completamente solo, ma per un semplice motivo. Tutte le persone che conosco, che non sono squisi, in me hanno sempre ricercato, come dire, una fonte di guadagno e hanno sempre cercato di utilizzare le mie abilità per fatturare senza, diciamo, restituire niente. Queste persone probabilmente non hanno mai voluto creare un vero e proprio rapporto. Hanno semplicemente deciso di usarmi fino a che gli servivo, per poi abbandonarmi. E la cosa che mi fa imbestialire ancora di queste persone è che praticamente mi hanno sempre fatto credere, e io ci sono cascato, sul fatto che avessero intenzione di creare un qualcosa con me, che volevano instaurare un rapporto di amicizia, di quello che sia. Con questo non sto dicendo che tutte le persone dovrebbero creare un rapporto che abbiamo io e Squeezy, perché quello, ragazzi, è un rapporto speciale che davvero ne trovi uno su un milione. Però almeno la dignità, io vi chiedo, ragazzi, la dignità di rispettare le persone, perché qua si parla di rispetto. E la cosa bella è che io con queste persone ci ho fatto anche dei video sul canale, quindi voi ipoteticamente potete risalire a questo genere di persone. E la cosa che ancora di più mi fa imbestialire è che, nonostante io abbia sempre cercato di aiutare queste persone nel mio piccolo, queste poi a un certo punto si mettono sempre a sparlare di te, cercano sempre di, parlano sempre in negativo, ma mai delle cose buone che magari tu puoi aver fatto per loro. Mettono in evidenza sempre il peggio, sempre il peggio di te, che può essere vero in certi casi, ma in altri casi anche falsità. E te non potrai mai controbattere. Soprattutto non potrai mai riprenderti indietro tutto quel tempo che hai dedicato a loro. Non lo potrai mai fare. Queste persone mi hanno prosciugato a livello creativo e a livello mentale. Probabilmente io ho dedicato troppo tempo alle persone sbagliate e poco tempo a me stesso. Ho aiutato troppo gli altri e poco me. Vi posso garantire che quando Squeezy mi ha detto che aveva intenzione di prendere un'altra strada, io davvero, ragazzi, a quel punto mi sono sentito solo come un cane, perché mi ero reso conto che non avevo più nessuno vicino che realmente teneva me. Ma tutti quelli che adesso ho attorno pensano solo e solamente ai propri scopi personali. Vi posso garantire che è una cosa molto triste. Io non volevo arrivare a questo punto, ragazzi. Vabbè, continuiamo. Fatto sta, raga, che purtroppo non si può tornare indietro. Fatto sta che da adesso in poi è vero, sono solo. Ed è vero, ragazzi, che si dice è meglio essere lupi solitari che malaccompagnati. Però vi posso garantire che essere lupi solitari è brutto. Soprattutto quando dedichi del tempo a persone che non meritano quel tempo, e allo stesso tempo magari vai a trascurare persone nella vita reale, intendo, con le quali potevi davvero instaurarci un rapporto. Io vi posso garantire che ho rinunciato a tanto per queste persone e non ci posso più far niente. Quel tempo che ho perso mi è stato privato. Queste persone probabilmente adesso staranno ridendo e staranno godendo nel vedere questo video, quando io invece sono sempre stato lì a cercare di aiutarle, a cercare di far del bene. E se loro hanno frainteso e hanno sempre magari cercato in me una fonte di profitto, adesso sono qui per dirvi una cosa. Se mai un giorno dovessi raggiungere dei risultati evidenti, io per il mio amico Squeezy, se mai volesse tornare, io ci sarò. Ma per tutti coloro che hanno dimostrato a me di essere semplicemente persone incentrate sul guadagnare e a sfruttare quella buona parte di me che dedicava loro del tempo per restaurare un rapporto d'amicizia che poi mi è stato privato, che poi mi è stato completamente sbattuto in faccia, io dico a voi: andatevene tutti a cagare, perché io non ci sarò più per nessuno. Certe volte ho trascurato me, il mio canale, la mia vita per starvi dietro, per stare dietro ai vostri problemi, per aiutarvi. E sentirvi dire che io non ci sono mai stato per voi e che in voi ho sempre cercato una fonte di profitto. Ecco, ragazzi, qua mi cadete in basso. Qua davvero andate sulla parte del torto voi. Perché, come può testimoniare Squeezy, io per le persone che mi valorizzano e che mi vogliono realmente bene ci sono. Ma per le persone che sfruttano e basta, io non ci sono più. Quindi, Squeezy, io ti dico: se tu mai un giorno tornerai a fare video, io per te ci sarò sempre. Perché te in questi anni mi hai sempre dimostrato lealtà, cosa che gli altri non mi hanno mai dimostrato. Gli altri mi hanno dimostrato sempre di essere delle fottute sanguisughe.
qua chiudo. Basta. Voglio mandarvi un ultimo messaggio. Io spero che voi abbiate successo. Se mai dovessi fare numeri, non tornate da me quando vi potrò essere d'aiuto. Perché tanto io per voi non ci sarò più. Perché se voi trattate male una persona, dovete rendervi conto di quello che avete fatto. Bisogna rendersi conto.